Buongiorno a tutti amici appostatacci, anche oggi giornata ventosa, speriamo che non arrivino soffiate forti, ecco come sta iniziando, però mi piace questo clima, oggi è anche una bella giornata, va bene, bando alle ciance, oggi dedico questo video a Sergio Massi, che è una persona veramente in gamba con cui ho fatto un video tempo fa, in cui abbiamo trattato i sigilli emotivi. Vi invito ad andarli a vedere. Non posso ve mettervi annotazioni nel video, magari vi metterò il link in descrizione, perché è un esperto di comunicazione non verbale e mi segue. È uno di quelli che sono curiosi di capire com'è la realtà di noi fuoriusciti ex testimoni di Geova. E ringrazio veramente tanto. Devo dire che ci sono un bel po' di persone che non hanno mai fatto parte di quell'organizzazione, che però capiscono, sono sensibili alle tematiche che noi denunciamo, insomma. Mi ha chiesto in un recente video di parlare di come si finanzia questa organizzazione. Allora, questa organizzazione, dividiamo il video così, adesso dico come si finanzia e nella seconda parte parlo di ciò che noi fuoriusciti denunciamo, di ciò che non si conosce, delle effettive entrate di questa organizzazione. Allora, tutti sappiamo che i testimoni di Geova si finanziano allo stato attuale con donazioni volontarie o lasciti che vengono fatti dagli aderenti, come avviene in qualsiasi associazione religiosa. Diciamo che ora non mi ricordo quando, ma qualche decennio fa, se non sbaglio, verso gli anni 70-80, correggetemi nei commenti se sbaglio, perché io sono stato nei Testimoni di Geova solo 2 anni e mezzo da battezzato. Però prima le riviste si compravano, cioè quindi quando arrivavano le riviste nelle congregazioni, nelle sale dove si riuniscono i testimoni di Geova, il testimone di Geova le doveva pagare e poi le distribuiva magari alle persone che erano interessate a conoscere di più sulla loro dottrina, sulla Bibbia e il loro modo di interpretare la Bibbia. Quindi prima i fratelli compravano le riviste, poi a un certo punto, non mi ricordo esattamente quando, l'autore di guardia ha deciso di andare soltanto a donazioni volontarie. Chiaramente questi li ha messi in buona luce dal punto di vista dottrinale, perché c'era una scrittura che diceva gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Poi evidentemente hanno fatto anche degli studi, questo lo dico io, è una mia ipotesi, hanno visto che le donazioni facevano entrare più soldi e hanno continuato a incentivare questa cosa. C'è anche da dire questo, che la loro dottrina prevede un costante martellamento, un costante invito a dare quello che si può. Spesso e volentieri nei loro video vengono mostrati anche bambini che inseriscono la monetina nella cassetta delle contribuzioni. E questo è, a detta della dottrina dei testimoni di Geova, è una buona cosa agli occhi di Dio. Invitano le persone ad essere, come dice la scrittura, donatori allegri. E quindi donare per l'opera del regno, insomma. Quindi ci sono le donazioni volontarie. Poi da qualche anno a questa parte i testimoni di Geova prendono il 5 per 1000 dallo Stato italiano. Questi soldi vengono accuratamente rendicontati perché è d'obbligo farlo, cioè i testimoni di Geova, l'attore di guardia, deve dire allo Stato italiano come vengono spesi e si può vedere anche tramite internet qual è la spesa che loro, come utilizzano questi soldi. E fin qua nulla da riscontrare di particolarmente, cioè tutti sono tenuti a rendicontare pubblicamente questa entrata,
solo del 5 per 1000. Poi chiaramente, come ho già detto, ci sono lasciti, molte persone lasciano alla Watchtower delle proprietà, come avviene in qualsiasi altra religione, e quindi diciamo così, qualcuno può anche decidere di dare dei soldi mensilmente, insomma, modi per dare queste donazioni ce n'è tanti. Cosa si può dire però di ciò che noi testimoni, ex testimoni di Geova, diciamo così, recriminiamo? Cioè, cosa diciamo che ci sarebbe da fare un'opera di trasparenza da parte di un ente che si definisce cristiano, però che non mantiene quella che è una delle caratteristiche principali del cristianesimo, che dovrebbe essere la trasparenza, no? Ebbene, loro non rendono pubblici i bilanci totali dell'anno di servizio. Significa che alla fine di settembre, agosto-settembre, adesso non mi ricordo bene in che mese, quando finisce l'anno di esercizio delle attività commerciali, viene redatto un bilancio che loro non rendono pubblico. Non hanno l'obbligo legale, almeno in Italia, di renderlo pubblico, però so che anche nei paesi esteri non ci sono paesi in cui c'è un obbligo formale di rendere tutto pubblico. Però le associazioni, le organizzazioni che mirano appunto a dare una buona idea al cliente, no? O a chi ne fa parte, di una trasparenza, ovviamente pubblicano i bilanci, perché è una questione etica, è una questione di fiducia tra il contribuente e chi riscuote. Quindi la cosa che noi recriminiamo è: se voi veramente non avete nulla da nascondere, perché nessuno qua dice che ci sono operazioni finanziarie oscure dietro, fino a prova contraria, però visto che non avete nulla da nascondere, allora fate sapere ai vostri aderenti come questi soldi vengono impiegati dalla vostra società Watchtower. Nel 2016 o 2014, adesso mi ricordo, ho fatto un video dove ne parlo, lessi un bilancio della Commissione Reale Australiana, perché lì la Watchtower era convocata ad udienza dalla Commissione appunto Reale Australiana davanti al giudice McSellan, e lì dovettero aprire i bilanci dell'Australia. Da quel bilancio lì se ne è vinta un'informazione molto particolare. Il bilancio va in deficit di circa 2 milioni di dollari, e questo deficit è procurato da una donazione all'estero di 20.000 dollari più o meno. Insomma, fatto sta che il bilancio finisce in rosso di 2.000 dollari a causa di una donazione volontaria. È molto strana, cioè una donazione all'estero che viene fatta da Watchtower, non si sa dove, perché la voce dice solamente donazioni all'estero. Ecco, quindi ci sono ovviamente degli aspetti che andrebbero approfonditi, però questi sono aspetti che le persone conoscono poco, e gli stessi testimoni di Geova non conoscono, perché non se ne parla mai. Cioè, quando si parla di soldi all'interno di quella religione, si deve parlare soltanto delle donazioni che gli aderenti devono fare, fermo restando che c'è una scrittura di atti nei quali i primi cristiani vendevano tutte le loro proprietà e distribuivano secondo esigenza a chiunque ne avesse bisogno. Quindi se uno aveva uno, gli davano tanto quanto per arrivare a 10, e quindi gli davano 9. Se uno aveva 9, gli davano 1 per arrivare a 10. C'era una sorta, passatemi il termine, di protocomunismo teocratico, chiamiamolo così, nel quale c'era tra gli aderenti una mentalità
di equilibrio tra di loro. Invece qua il capitale viene accentrato al vertice, cosa che è profondamente anticristiana, perché al vertice posseggono un capitale di qualche miliardo, forse 1 miliardo, 2 miliardi, non vorrei sparare cifre così, però non si sa, si possono fare solo delle stime. Certamente le loro proprietà che hanno venduto a Brooklyn risalgono a circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo di dollari, quindi non si sa quanto nelle casse possono avere, perché l'hanno venduto e hanno costruito un'altra sede centrale a Warwick, sempre con manodopera zero, eccetera eccetera. Un'altra forma di finanziamento che mi sono scordato, perché poi mi vengono in mente parlando, possiamo chiamarla forma di finanziamento, sarebbe implicitamente una forma di finanziamento, ovvero che i fratelli aderenti della religione si mettono insieme e costruiscono le sale del regno, le sale di quelle che una volta venivano chiamate assemblee, ma adesso le chiamano congressi, salvo poi, dopo qualche anno, rivenderle ad altri. Quindi cosa succede? Che i fratelli e le sorelle che si mettono a costruire questi edifici dove si raduneranno poi, che sono edifici anche molto belli, un domani vedranno che questi edifici verranno venduti dalla Watchtower. Chiaramente la proprietà degli edifici è totalmente della Watchtower, non è che loro possono dire no, l'abbiamo costruita noi e sinceramente ce ne facciamo noi quello che vogliamo. No, la proprietà di quell'immobile è della Watchtower. I lavoratori che hanno lavorato a costruirla l'hanno fatto gratuitamente, e quindi capite bene che c'è un bel guadagno dietro, perché se tu costruisci con manodopera zero e rivendi al costo effettivo dell'immobile, ci guadagni tantissimo rispetto a chiamare una ditta di costruzioni e rivenderla, cioè c'è veramente un ottimo margine di guadagno. Quindi questa può essere identificata a tutti gli effetti come un'altra cosa che noi fuoriusciti denunciamo. Certo non è illegale fare una roba del genere, però chiaramente si denota l'aspetto speculativo della Watchtower. Io mi rifaccio sempre alle scritture quando parlo di testimoni di Geova, non perché io ci credo, ma perché bisogna sempre comparare quello che fa il corpo direttivo, che si ritiene canale di Dio, quindi l'unico interprete della Bibbia che è non ispirato, però comunque sia si ritiene l'unico canale, che anche lì devono spiegare poi cosa vuol dire ispirato, vabbè, di Dio sulla terra, che dà le giuste interpretazioni bibliche. Quindi vediamo che ci sono tante dottrine che loro non rispettano, soprattutto da quando si parla delle questioni finanziarie. Se un domani loro dovessero iniziare a allargire le loro ricchezze a tutti quegli aderenti che ne avessero bisogno, invece di chiedere e basta, allora non si potrebbe più dire no, ma qua si stanno comportando bene, cioè questa è una questione di principio. E niente, detto questo, io spero di avere elencato più o meno tutte le forme di finanziamento, quelle che sono un po' più conosciute come le donazioni volontarie, quelle un po' più speculative come le vendite delle sale, e chiaramente il 5 per 1000 che lo Stato italiano dà ai testimoni di Geova, ma non testimoni di Geova, all'organizzazione, quindi Watchtower, alla torre di guardia. Anche qua possiamo dire che c'è un profondo attrito tra ciò che loro considerano il mondo di Satana, cioè il mondo di Satana è tutto ciò che sta fuori dalla loro organizzazione, e loro che sono nella verità, no? Questo loro ammiccarsi degli stati
è profondamente anticristiano, cioè se loro fossero coerenti con quello che dicono, cioè che il mondo è malvagio e loro sono nella verità, dovrebbero abolire ogni forma di finanziamento che i governi satanici danno a loro. Invece il 5 per 1000 se lo prendono ben volentieri, quindi questa è un'altra forma di incoerenza da parte loro. Oppure possiamo anche dire che la Watchtower ha provato in tutti questi decenni in Italia ad acquisire l'intesa con lo Stato. Sappiamo benissimo che l'intesa gli darebbe moltissimi privilegi dal punto di vista religioso, ma soprattutto gli darebbe anche l'8 per 1000, quindi un'entrata ancora maggiore e moltissimi altri benefit che non sto qui a dire. Quindi anche qua il mondo è satanico, però se ci fa comodo ne approfittiamo, no? Quindi questo è quanto, insomma, penso che tutte le forme di finanziamento le ho dette. Se dovesse venirmi qualcosa in mente lo scrivo in un commento sotto, però penso di aver detto tutto. Ringrazio sempre Sergio Massi che mi ha fatto questa domanda e vi invito ad iscrivervi al suo canale perché è meraviglioso, assolutamente non ve lo direi, sapete che io non pubblicizzo molti canali, ma quando vale un canale lo dico. Non si occupa di tematiche di cui mi occupo io, però di linguaggio non verbale e di come, insomma, affrontare, capire certe cose del mondo e di come è fatto l'essere umano è meraviglioso, veramente. Detto questo, appostatacci, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.